I calendari più seguiti attualmente dalle chiese cristiane sono il gregoriano, cioè quello utilizzato dalla Chiesa di Roma a partire dal 1582 in seguito alla riforma voluta dal bolognese Papa Gregorio XIII, e il giuliano, cioè quello promulgato dall'imperatore Giulio Cesare nel 46 a.C. Il calendario giuliano è utilizzato da molte chiese ortodosse, non tutte, dalle altre chiese orientali come quella copta e armena. Tra i cattolici anche gli ucraini di rito bizantino seguono questo calendario, che in parole povere è in ritardo di 13 giorni rispetto al calendario gregoriano. È questo il motivo per cui nella parrocchia cattolica degli ucraini bizantini di Bologna si è celebrata con grande solennità la festa di Natale lunedì 7 gennaio. L'altra importante festività liturgica è quella della Epifania o Teofania, che verrà celebrata sempre con 13 giorni di ritardo il 19 gennaio. È interessante notare che il contenuto delle feste è leggermente diverso tra latini e orientali. Noi latini commemoriamo a Natale solo il fatto della nascita di Gesù, mentre l'Epifania ricorda soprattutto, ma non solo, l'adorazione dei magi. Per gli orientali, a Natale si commemorano tutti i misteri dell'infanzia di Cristo, mentre per la Teofania si celebra soprattutto il battesimo di Gesù al Giordano, quando si manifestarono sensibilmente sulle acque del fiume le tre persone divine, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nella liturgia orientale ci sono molti elementi che ad ogni celebrazione eucaristica fanno memoria dell'incarnazione del Verbo divino nel grembo della Vergine, dai riti di preparazione del pane fino al rito del piccolo ingresso, quando viene solennemente introdotto sull'altare il Santo Libro dei Vangeli. Gli ucraini bolognesi hanno partecipato in gran numero alle celebrazioni che si sono tenute nella Chiesa dei Leprosetti in centro, domenica 6, giorno della Vigilia, e nella festa di Natale, a cui si riferiscono le immagini nel momento della Santa Comunione al corpo e sangue del Signore.